In un momento in cui la mia vita era praticamente un piattume assurdo, è arrivato lo spiraglio di luce, e cioè un nuovo PC da gaming che mi sono assemblato e di cui vado estremamente fiero e di cui sono estremamente contento. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e dopo tanto tempo, porca miseria, è passato davvero tanto, vi porto un video, vi porto una video build, vi porto il mio nuovissimo PC da gaming che è stato pensato per andare avanti nel tempo. È un PC upgradabile, stranissima come cosa, i PC mo si upgradano tranquillamente, e non sarebbe stato possibile se non fosse stato per tre grandi aiuti. In primis io devo assolutamente ringraziare Plurimum Network. Plurimum è il network a cui io sono affiliato e vi lascio il link in descrizione se volete andare a vedere gli altri talent del nostro gruppo, in secundis e in tersis, non credo si dica in tersis, ma voglio andare a ringraziare soprattutto Cooler Master e IK Waterblock per avermi regalato, per avermi mandato due componenti che sono state fondamentali per la creazione di questa build. Per cui vi presento Framemaster 7000. È qui, eccolo qui, è qua. Ora però vedrete un pochettino di cose più nel dettaglio. Perché dico che sia un PC upgradabile? Perché monta il miglior processore da gaming al momento sul mercato, e cioè il 7800X 3D di AMD, 104 MB di cache 3D verticale, 8 core 16 thread, Zen 4 su piattaforma M5, e cioè abbiamo come scheda madre una TUF Gaming X670E Plus di Asus, una scheda madre che per quello che costa ha tutto il necessario per reggere tranquillamente il 7800X 3D e qualche processore di fascia più alta nel caso in cui si volesse fare appunto un upgrade in futuro. Per quanto riguarda la RAM abbiamo 32 GB di DDR5, 6000 MHz CL30 di Corsair, sono le Vengeance RGB, sono delle RAM tendenzialmente buone per qualsiasi cosa. Oltretutto, essendo questo un processore con cache 3D verticale, non avevo bisogno di RAM che fosse estremamente tunabile, cioè a me basta che vada così, perché il processore fondamentalmente non è che abbia le performance tanto influenzate da frequenze, timing e altre cose. Per quanto riguarda lo storage, come disco di boot abbiamo un Samsung 980 Pro, che era quello lì che avevo dalla vecchia build praticamente, fresh install di Windows, 1 TB, quindi Gen 4, estremamente veloce, il PC risponde velocissimo, qualcosa di assurdo. Per quanto riguarda i software, per i benchmark ho un 970 Evo Plus di Samsung, sempre un SSD NVMe, però Gen 3, perché fondamentalmente va bene così. E per quanto riguarda i giochi abbiamo un Crucial P3 Plus 2 TB, lettura massima fino a 5 giga al secondo, ma io direi che da questo punto di vista siamo coperti, quindi abbiamo 3,5 TB di archiviazione, che può essere ancora espansa perché sulla scheda madre c'è, se non sbaglio, un'altra porta Gen 4 per quanto riguarda gli SSD, e abbiamo 4 porte SATA per montare SSD da 2,5 pollici, quindi tanta roba, davvero una grande modularità da questo punto di vista. La scheda video è sempre la stessa, cioè la mia adorata RTX 3080 Vision OC con dissipazione a liquido, cioè l'AlphaGool Ice Wolf 2, sul cui radiatore sono montate 3 ventole di Be Quiet, attenzione, sono le Silent Wings Pro 4, ventole che riescono ad arrivare fino a 3000 giri al secondo, fino a 3000 giri al minuto, e che hanno ottime prestazioni per quanto riguarda sia il flusso d'aria mosso sia la pressione statica applicata a un radiatore, ma anche la rumorosità, perché attenzione, se si chiamano Be Quiet devono essere per forza buone da questo punto di vista. Attenzione, non abbiamo ancora parlato dei due prodotti che mi sono stati mandati da IK Waterblock e da Cooler Master, perché voglio un attimo farvi capire, voglio farvi entrare nell'ottica di questa build. Se al giorno d'oggi voi voleste assemblare un PC da solo gaming e state vedendo al momento le prestazioni, voi dovreste per forza
assoluta di cose andare su un 7800X 3D di AMD o su un 7950X 3D, ma a quel punto non sarebbe più solo un PC da gaming. E prima che tutti i fanboy Intel possano dire no, ma pure Intel, sì ragazzi, stiamo parlando di prestazioni pure. Non è possibile che un processore di questo tipo, quindi un 8 core 16 thread, che costa praticamente 200-300 euro in meno rispetto al 14900K, riesca a superare quest'ultimo nella stragrande maggioranza di titoli. È qualcosa che è praticamente impareggiabile da un punto di vista del rapporto prezzo-prestazioni. Ci sarebbe soltanto il 5800X 3D, quindi quello della generazione precedente, ma adesso vi racconto questa storia. Io avevo acquistato il 5800X 3D perché ho detto porca miseria, c'ho già due schede madri con socket AM4, quindi perché andare a pagare di più? Poi però, ragionandoci bene, sono arrivato alla conclusione che la piattaforma AM5 è nata ora, dovrebbe avere il supporto fino al 2025 e oltre. Quindi, voglio dire, comprare adesso un processore con cache 3D verticale, a parte che non vi manda in bottleneck nessuna scheda video, se non stiamo parlando proprio delle 4080 Super e le 4090, quindi per la mia 3080 è qualcosa di perfetto se io volessi rimanere con questa scheda video. Due, se un giorno io volessi cambiare processore e prendere magari, non lo so, un 9800X 3D o un 10800X 3D, la scheda madre è tranquillamente in grado di supportarlo, perché le fasi di alimentazione sono fatte per supportare tutti i processori di questa generazione. E come potete vedere dal video, questo 7800X 3D consuma al massimo su un test sintetico meno di 90 watt sotto stress al 100%, cosa che sicuramente in futuro sarà migliorato per quanto riguarda l'efficienza energetica dei nuovi processori che AMD tirerà fuori. Quindi, beh, non so che dire, è qualcosa di veramente, veramente uscito bene, è un prodotto veramente degno di nota. Tutti i benchmark che avete visto erano in 1080p e 1440p, dettagli bassissimi, proprio il minimo che si possa avere dai giochi, c'era un misto di giochi competitivi e giochi un pochettino più pesanti, e come avete potuto notare anche in 1080p l'utilizzo della scheda video andava al di sopra del 90%. Col mio 5900X questa cosa non era possibile, l'utilizzo massimo che ho visto della scheda video a quelle risoluzioni era 80, 85, 90, qui in 2K, quindi 1440p, arriviamo anche al 99% di utilizzo. Che cosa significa questo? Abbiamo più frame al secondo disponibili e soprattutto, a parte più frame di media disponibili, abbiamo anche più frame al secondo di minimo disponibili. Perché il processore, avendo molta cache a disposizione, che è la prima memoria che il processore va a utilizzare per fare dei calcoli, riesce a preparare i frame al secondo per la scheda video, che poi saranno renderizzati appunto da quest'ultima, in maniera molto più veloce, e la scheda video deve solamente già ok, mi ha dato le istruzioni, mo li faccio papapà, e li tira fuori. Praticamente è qualcosa che se non vedete con i vostri occhi non riuscite a comprendere, credetemi. Con questo non sto dicendo che gli altri processori di questa linea facciano bottleneck a una scheda video di questo tipo, una scheda video di fascia più alta, semplicemente questo processore è da utilizzare in casi specifici, nel senso, se io ho una scheda video potente e voglio giocare in 1440p o 1080p, beh, posso tranquillamente stare sicuro che non vado a perdere prestazioni, non vado a lasciare prestazioni che altrimenti avrei potuto avere con altre CPU, quindi davvero, davvero, davvero tanta roba. Ora però parliamo della figata di questa build. Parliamo innanzitutto del case, il Master Frame 700 che Cooler Master ha generosamente deciso di mandarmi per farvelo vedere in video, e non sarà il protagonista soltanto di questo video, attenzione. Questo bimbo, ve lo faccio, questo bimbo qui, no, è figo per un motivo davvero molto molto interessante. Si chiama Master Frame, e cioè cornice capo cornice, perché non è un vero e proprio case, è semplicemente lo scheletro di un case che può essere montato in due modalità. Questa è la modalità case, quella che avete visto nel video, ma c'è anche la modalità test bench.
Ebbene sì, perché questo case, vedete le alette laterali, possono essere girate al contrario, così da andare a creare il supporto per una test bench. E ovviamente anche i supporti che sono di fronte vengono messi dietro, cosa che vedrete assolutamente nei prossimi video, perché mi sono state mandate delle cose che voglio farvi vedere e vi farò vedere appunto questa modalità fighissima del case. Ad ogni modo, questo è un case che dovete montare da soli, cioè lo scatolo voi l'aprite, ci stanno i pezzi che dovete avvitare. È stato molto divertente, non è la cosa più semplice al mondo. Se non avete mai assemblato un PC, e credetemi, io ne ho assemblati di PC, vi risulterà molto molto strano assemblare un case, perché anche a me è sembrato molto strano assemblare un case, specialmente io che ho problemi a distinguere destra e sinistra, se non ci penso un attimo. Sì, ho rischiato di avvitare l'ala destra a sinistra e l'ala sinistra a destra. Oh, adesso l'ho indovinato però, yeah! Come qualità costruttiva siamo veramente veramente top notch, non c'è assolutamente nulla da rimproverare a Cooler Master. Stiamo parlando di alluminio bello massiccio, la tinteggiatura nera è perfetta in ogni suo particolare, mi piace da morire, è il sogno praticamente di chiunque voglia assemblare un PC in stile industrial e avere allo stesso tempo un apparato per fare dei test. È qualcosa di bellissimo. Se volete essere certi di non sbagliare l'assemblaggio, c'è un enorme foglio delle istruzioni. Queste sono le istruzioni del case. È enorme, basta seguire praticamente le immagini e non dovreste avere problemi di sorta. Io ho seguito le immagini e appunto il PC per ora non è ancora esploso, non è ancora collassato su se stesso, quindi davvero davvero figo. Molto fighi poi i dettagli cromati delle cerniere che ci sono sulle ali, è qualcosa, sono quei dettagli belli che mi piacciono davvero tanto. Per non parlare di alcune viti che sono cromate, se volete dare un tocco di bling bling alla build, quelle viti le dovete usare per forza. Ora parliamo di uno dei migliori dissipatori a liquido per CPU presenti sul mercato. Stiamo parlando del Nucleus, dissipatore a liquido AIO di EK Waterblock, CR360 Dark, perché questa qui è la versione senza RGB. Lo so, è un PC da gaming, più RGB mi avrebbero fatto fare più FPS, ma con questo processore non si applica la legge del più RGB più FPS, perché la cache 3D verticale ha effettivamente questo potere. Cosa dire riguardo a questo dissipatore, se non che riesce a mantenere questo processore sotto stress massimo al di sotto degli 80 gradi su Cinebench 2024 in multicore. E attenzione, perché è una cosa sorprendente questa? Perché il 7800X3D, sebbene sia un processore che consumi poco, è comunque un processore a singolo CCX attivo. Sappiamo che i processori a singolo CCX attivo di AMD tendono a scaldare davvero davvero tanto. E cosa molto più figa, non ho dovuto applicare pasta termica custom, cioè io ho preso il cold plate del dissipatore, l'ho appoggiato sul processore e quello è stato, non ci ho dovuto cambiare la pasta termica, perché EK Waterblock fa anche dell'ottima pasta termica che appunto applica sui propri dissipatori, e quindi potete stare sicuri che non sarete delusi da questo dissipatore. Inoltre, fino a qualche tempo fa io credevo che NZXT detenesse la corona di ok, l'unboxing experience è davvero figa, ma poi ho visto questo qui. Questo è lo scatolino degli accessori che esce dalla scatola del Nucleus. Guardate. Guardate la cura del dettaglio. Allora, voi avete tutti gli accessori. Ora, non fate caso qui alle viti che ho tolto io, perché potrebbero cadere, ma le ho tolte io. Avete tutti gli accessori montati in ordine in questo scatolotto, con della pasta termica aggiuntiva, se mai voleste utilizzarne di più, e un comodissimo cacciavite, che non è un vero e proprio cacciavite, è un avvitatore che sembra della pasta, ma non è un pasta, ve la faccio vedere meglio. Credetemi, non è pasta, voi prendete questo qui e avvitate praticamente le viti al supporto del cold plate, che poi andrà appunto nella scheda madre. Supporto ovviamente tutti i socket Intel, socket AM4, AM5, suppongo anche AM3, AM3 Plus, per forza, supporta un bel po' di socket, ed è un prodotto che secondo me vale davvero la pena andare a controllare se voleste avere un dissipatore a liquido che è fatto soprattutto con tanta qualità
e attenzione, è fatto per durare nel tempo. Voi direte, G, perché dici questa cosa? Perché dici queste fandonie? Come state vedendo nel video, c'è una porta di refill. Le porte di refill si mettono sui radiatori dei dissipatori a liquido che l'azienda sa dureranno un bel po' di tempo. È una cosa che su molti dissipatori a liquido di fascia alta non c'è. Perché? Perché una volta che magari finisce il liquido all'interno del radiatore, voi dovete per forza cambiare il radiatore, così che il produttore vada a guadagnare più soldi. Ma IK Waterblock dice, sì, ok, benissimo, evidentemente se voi andate a rifillare il dissipatore a liquido con del liquido che sicuramente sarà presente sul loro sito e vi dura 10 anni, fra 10 anni vi ricorderete che il nostro prodotto vi ha fatto davvero una bella impressione, quindi forse ne comprerete un altro. Quindi questo è marketing, questo è pensare al cliente. Inoltre il look tutto stealth, bello scuro, senza nessun RGB, è qualcosa che io adoro. E questa qui è la copertura del cold plate, che è magnetica e può essere girata un pochettino come volete, così da evitare che il simbolo di K-Waterblock sia messo a testa in giù, perché appunto è brutto da vedere. Chissà se si riesce a mettere una piccolissima striscia di LED qui dentro, giusto per, non lo so, dare un look diverso. Ad ogni modo, già così è davvero una gran figata. Oh, va in sede così, bellissimo. Avete visto tutto quello che c'era da vedere. Il PC è bellissimo, cioè dal vivo è qualcosa di molto molto figo, e soprattutto lo vedrete nei prossimi video perché sarà il mio metro di paragone per quanto riguarda l'hardware che mi manderanno per fare delle prove. Ho già in mente di provare dissipatori a liquido, dissipatori ad aria su questo processore. Ho in mente, se magari qualcuno di buon cuore avesse voglia di mandare una scheda video in prova, ho già in mente di provare una scheda video, perché questo è il setup definitivo da gaming, è inutile andare a cercare oltre, è questo fondamentalmente. E soprattutto sono molto eccitato perché con i Ryzen 9000 e i Ryzen 10000 io potrei tranquillamente cambiare questo processore, venderlo e mettere un nuovo processore. Le possibilità sono non infinite, quello no assolutamente, però sono davvero davvero tante. Bene ragazzi, che dire, il video finisce qua. Fatemi sapere la vostra, cosa avreste cambiato in questa build. Io personalmente non avrei cambiato nulla, perché vi ripeto, io ho sempre cercato di creare build che fossero adatte per degli upgrade futuri. Ci ho voluto pensare un po', ma alla fine sono arrivato alla conclusione che questa fosse in effetti la scelta migliore da fare, e ne sono estremamente contento. Nulla, il video finisce qui, fatemi sapere la vostra e ci vediamo un prossimo video in cui andremo a recensire qualcosina mandata direttamente da Mamma MSI. Per cui sì, mantenetevi forte. Ci vediamo alla prossima, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G.